Buongiorno a tutti, sono sempre il Traslo 88. Allora, registro questo video poco dopo essere tornato dal cenone di Natale che mi ha provato il fisico dell'anima. Tante cose, io siccome sono meridionale ho fatto il cenone anche alla vigilia. A pranzo oggi ho mangiato una bestia e a cena ho semplicemente rincarato la dose. E durante il giorno di Natale è uscito il trailer di Deadpool, il secondo trailer ufficiale. Intanto mi avete chiesto di parlarne. Quindi ho deciso di farlo e registro ora perché non so quando avrei tempo per farlo. Quindi ecco che ho pensato di utilizzare questi 10 minuti che avevo liberi adesso. Voi però il video lo vedrete, credo, a Santo Stefano. Allora, io non ho ancora visto il trailer, per cui mi incuffierò, farò una piccola reaction e poi, come al solito, ne parlerò dopo averlo visto. Non farò sentire l'audio per non avere problemi di copyright. Ho già spiegato tutto nella scorsa reaction, quella su Newt Scamander, le creature fantastiche, dove trovarle. Ok, mi incuffio, metto schermo intero e voilà. Ok, la musica qua è simile a quella del primo trailer. No, vabbè, è fantastico. Boh, secondo me Ryan Reynolds è perfetto per il ruolo, anche se non lo si vede in faccia quando è costura. L'espressività del costume, della maschera. Questa scena è urca. No, ecco la questione della metacinematografia è fantastica, davvero. Cioè, non era facile farlo come quando metto in gioco il metafumetto. Semplicemente la versione estesa di quello che ho già fatto vedere. Battute sono fantastiche. Penso che giocheranno un po' con l'universo di X-Men, con i mutanti. Sarebbe ora che la Fox facesse un suo piccolo. No, ragazzi, deve essere qualcosa di epico, davvero. Minchia. Ma mi piace che abbiano avanti. Colosso! Dicevo che mi piace molto il fatto che abbiano mantenuto la violenza che è tipica di Deadpool. No, dai, lui che picchia di tua musica. Minchia, ragazzi. Che lecca. Ragazzi, allora, seriamente, ma che figata. Allora, avevamo già visto un trailer di Deadpool, non avendo messo l'audio, mettete in descrizione il link per guardare anche questo, in modo che potete tranquillamente vederlo se non l'avete visto, fatelo perché sembra fenomenale. Dicevo, il primo trailer ci aveva fatto un'ottima impressione, almeno penso la maggior parte ha fatto un'ottima impressione, a me sicuramente, e mi è piaciuto proprio perché la paura più grande era che sminchiassero il personaggio. Già lo avevano fatto in Wolverine Origini, dove c'era sempre Ryan Reynolds, che era Wade Wilson, ma diventava questa specie di mutante con un cucito alla bocca, con le spade che riusciva a dare mano, insomma, una cosa che non era assolutamente Deadpool. Hanno azzerato completamente quello che abbiamo visto in quel film e sembra che ci abbiano dato finalmente il vero Deadpool, il personaggio irriverente dei fumetti che parla con il lettore che rompe la quarta parete. Allora, io
Preferisco Lobo. Mi sa che l'avevo già detto, ma io sono più per la DC che per la Marvel. Lobo è estremissimo, è di una cattiveria esagerata, è macabro, insomma, io lo adoro e preferisco, come diciamo che è un po' una sorta di simil Deadpool, non che, che uno abbia copiato l'altro, assolutamente, anche perché mi pare che Lobo è nato prima, non vedi una cazzata. Mi sembra di sì, comunque sia, a prescindere da quello, diciamo che sono due personaggi che vengono spesso paragonati. Io preferisco Lobo per la sua cattiveria e perché le sue storie sono scritte veramente come Dio comanda, però mi piace anche Deadpool e da questo trailer emerge come siano riusciti, almeno sembra, a inserire, come dicevo prima, il fatto di lui che rompe la quarta parete, però in un film non è una cosa semplice, quindi vediamo lui che dice che questo non è il solito film di supereroi, c'è questo quadro che si sofferma sul suo culo, e poi apprezzo moltissimo il modo in cui siamo riusciti a dare una grande espressività al personaggio, soprattutto quando indossa la maschera, perché comunque Reynolds sembra veramente calato al 100% del personaggio di Deadpool, è come se volesse rivalersi su quella cagata che gli hanno fatto fare in Wolverine le origini, e quindi penso che potrebbe essere un film veramente interessante. E poi, porca puttana, già solo il montaggio di questo trailer è fantastico, no? Quindi lui che peste i cattivi a ritmo di musica, oppure ho notato anche degli effetti visivi che mi sembravano effettivamente interessanti, con tutti questi ralenti tattici, o addirittura l'azione che si ferma per dare spazio a lui che fa le sue riflessioni assurde. Poi ci sono le battute ampliate sul suo aspetto che già c'erano nel primo trailer, qui si è aggiunta, se non sbaglio, il sembri, è come se avesse girato all'esterno l'interno dell'ano delle persone, cioè è una cosa allucinante, queste battute cattivissime. E poi quello che mi colpisce è il fatto che ci sia Colosso, quindi c'è un collegamento con gli X-Men. Penso che la Fox potrebbe finalmente fare quello che ha fatto la Marvel e quello che sta facendo la DC, ovvero prendere tutti i personaggi, tutti i supereroi di cui hanno i diritti e creare una sorta di micro cosmo, di micro universo, cosa che avrebbero tranquillamente potuto fare anche con i Fantastici 4, ma naturalmente sono riusciti a farsi sfuggire questo progetto di mano, quindi hanno perso completamente le redini di tutto quanto. È un peccato, perché un bel crossover tra Deadpool, gli X-Men e i Fantastici 4 mi sarebbe piaciuto, anche perché avrebbero potuto tranquillamente giustificarlo, quindi non lo so, spero che ce la faccio. Poi già il fatto che quando lo portano nel posto dove lo modificheranno geneticamente per curargli il tumore, farlo diventare questo bravo soldato super potenziato, vediamo questa tizia con queste ossa che gli escono dal corpo, e questo mi fa pensare che quindi ci potrà essere un collegamento al mondo dei mutanti. E poi il fatto che ci sia Colosso me lo conferma, e anche Negasonic, spero veramente che sia un personaggio fighissimo, insomma. Vedere che ci sono altri supereroi oltre lui non mi dispiace, quindi stanno ampliando un po' tutto quanto. E ragazzi, a me sembra veramente strafigo. Io vado a vedere film di Deadpool aspettandomi qualcosa che mi diverta. Io poi adoro quando si inserisce la metacinematografia in un film, mi auguro che sappiano farlo bene. E poi la violenza, ci sono delle scene estremamente violente, ovviamente con la violenza pulp che diverte, no? Talmente esagerata da annullare la morte, in sostanza, che è tipica di Deadpool. In Deadpool la violenza è un elemento impossibile da eliminare se si vuole fare un film che sia il più possibile fedele al personaggio, e quindi sono contento di averla vista. C'era sempre la scena di lui che spara i tizi messi in fila uccidendoli con un solo colpo, poi abbiamo visto il tizio che cade dal ponte e si sfonda sulla macchina, ma non solo, già il fatto che il suo aspetto sia così terribile a vedersi e che continua a fare battute cinche su questa cosa mi conferma che hanno cercato di mantenere le atmosfere tipiche del fumetto. Sappiamo tutti che la trasposizione tra fumetto e da fumetto a film non sempre riesce a dare il massimo, però io credo che con Deadpool
non si possa evitare di essere i più fedeli possibile, perché è un personaggio difficilmente interpretabile. Guardate cosa è successo quando hanno provato a interpretare, andare un po' fuori dagli schemi del fumetto, che è venuta fuori una merda. Quello non era Deadpool. Quindi qui devi attenerti all'atmosfera, non dico al 100%, ma almeno al 95%, perché altrimenti ti viene fuori qualcosa di grottesco, non in senso buono. Per cui, secondo me, ci sta il fatto che si vedano teste che scoppiano, persone che vengono sbattute qua e là, tizi che muoiono in maniera assurda, deve essere così, molto semplicemente. È quando lui solleva il tizio con le spade incrociate che l'ha infilzato. Cioè, quella scena è fantastica perché è una scena violenta, tutto quel che volete, ma c'è lui che sta dicendo non è il solito film di supereroe, e poi subito dopo c'è l'inquadratura sul culo, cioè capite? C'è proprio smorza la tensione, la cattiveria con queste battute assurde che secondo me potrebbero rendere il film qualcosa di veramente godibile. Quindi è un film che probabilmente vorrà essere cazzaro, spero ci riesca. Io sono già lì, sono già davanti al cinema aspettando che lo metta nel cartellone, perché è davvero, è uno dei film che attendo di più per questa nuova stagione, che sarà veramente cicciona per quanto riguarda i blockbuster, per non parlare poi dei film un pochino più impegnati. Tra poco usciranno The Hateful Eight, The Revenant, Anomalisa, insomma veramente una marea di robe. Poi ci sono anche questi film più commerciali come Deadpool, Batman v Superman, Suicide Squad, ci sarà anche Zoolander 2 che è di tutt'altro genere, ma anche quello lo sto aspettando non poco. Sono un grande fan del primo film e a me, pur non piacendo più di tanto questi seguiti di Fuori Tempo Massimo, il trailer ha dato un'impressione talmente bella che mi auguro veramente che siano riusciti a fare qualcosa di almeno a livello del primo. Quindi sono molto curioso, hanno avuto la mia attenzione, ecco. Quindi per questo detto non posso far altro che ammettere di essere assolutamente esaltato. Fatemi sapere un conto di sotto cosa ne pensate voi di quello che ho detto, se siete d'accordo, se siete d'accordo, e se non siete d'accordo perché non siete d'accordo, perché vorrei sapere francamente la vostra opinione. Ho sentito molti pareri entusiastici e devo dire che è stato un bel regalo di Natale da parte della Fox, quindi pubblicarlo il 25 dicembre, perché hanno fomentato tutti quelli che magari erano lì a buffarsi, a scartare regali. L'ho visto, ho uscito un altro video, mi ha detto mio Dio, sono andati a vederlo ed è una figata. Tra altre cose, mi hanno detto che se si guarda il Green Band trailer, perché questo, quello che ho visto io si interrompeva proprio al finale, ma il Green Band trailer, ci sono delle immagini, sono impressioni di lui, ti ha messo in velocità in modo che sembra che si muove, che dice di andare a vedere il sito, guardare la versione Red Band, eccetera. Quindi deve essere, cioè mi piace anche questo tipo di marketing. Poi stanno uscendo da diverse settimane alcuni video virali con Ryan Reynolds con il costume, che sono veramente irresistibili. Quindi questo era quello che pensavo del trailer di Deadpool. Io ho sperato troppo. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Io vi abbraccio ancora, buone feste, grazie per aver seguito fin qui.